Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Mastro Pagelle rinviate a oggi pomeriggio, tardo pomeriggio, inizio serata, ve le gustate a inizio serata. Oggi voglio aprire la giornata parlando un pochettino, analizzando almeno da quello che penso io, da quello che ho potuto captare io, il momento dell'Inter. Momento negativo, un momento che non sta portando delle vittorie, un momento che non sta portando dei gol, un momento molto particolare che fino a due, tre partite fa io giudicavo e valutavo come un classico calo fisico, che per carità c'è, che per carità è evidente, ma oggi... Oggi più che mai, partita dopo partita, mi convince sempre meno. Perché? Quando una squadra fa la preparazione, non è che i giocatori entrano in forma tutti lo stesso giorno, lo stesso momento. C'è chi va in forma prima, c'è chi va in forma dopo, c'è chi ci mette un attimo, c'è chi ci mette un mese e mezzo. Stessa cosa quando poi si fanno i richiami della preparazione dopo la sosta di Natale, non è che entrano in forma tutti lo stesso giorno o vanno in calo fisico tutti lo stesso giorno. Guardiamoci in faccia, l'Inter fino al minuto 70 del derby di campionato era bella, giocava bene, correvano tutti, erano tutti in straforma, fino al minuto 70 del derby. Poi, dopo che abbiamo preso quei due gol in 5 minuti, è possibile che tutta la rosa, tutti e 20 giocatori siano crollati fisicamente? Cioè il corpo umano non è che c'è il telecomando, tac, allè, adesso siete in forma, tac, allè, adesso crollate tutti fisicamente. Noi dal 70esimo del derby siamo crollati tutti mentalmente. Non è possibile che una squadra crolli tutta fisicamente lo stesso giorno dalla stessa partita, però è possibile che una squadra crolli tutta mentalmente dallo stesso giorno dopo la stessa partita. Purtroppo quel derby lì ci ha mandato in bambola, ci ha fatto venire il braccino, ci ha fatto venire delle paure. Purtroppo io quando parlavo di braccino già dopo quel derby temevo questa cosa, temevo, avevo una grandissima paura. Quando ho fatto il video dopo Milan-Sampdoria, adesso concedetemi un po' di paura. Luca, l'ottimismo, il profumo della vita, non bisogna avere paura. E io vi dicevo, guardate che non è che ci vado io in campo, eh. Se io sono ottimista o non ho paura, cioè bisogna vedere cosa c'hanno loro nella testa. E quello che c'hanno loro nella testa lo sanno solo loro. Loro sono crollati mentalmente tutti. Perché io dicevo anche in questi giorni, ma non è possibile che uno può dire, vabbè, adesso non è in forma Tizio, non è in forma Caio, è andato in down Sempronio, è andato in calo quest'altro. Ma tutti, tutti, i giocatori dell'Inter sono in calo tutti. E De Vrij è in calo, Bastoni è in calo, Barella è in calo, Calhanoglu è in calo, Lautaro è in calo, Dumfries è in calo, Di Marco quando entra è in calo. Tutti, tutti. Lo stesso Perisic, che è sempre il migliore, ultimamente gioca da 6, 6 e mezzo, 6 più, e quando Perisic gioca da 6, 6 e mezzo, 6 più, vuol dire che gli altri fanno tutti peggio. Fanno. Quindi sta cosa del calo fisico la accetto, ma fino a un certo punto noi siamo proprio andati in down mentale, siamo andati in down mentale, paura, paura mentale, e siamo andati proprio in bambola. Siamo andati in bambola. Adesso qual è la cura? La cura qui è difficile, perché qui deve essere bravo allenatore a toccare i tasti giusti, perché tante volte andare in calo mentale è peggio che andare in calo fisico, perché il calo fisico forse, insomma, in qualche maniera poi anche cambi uomini, che ne so, adesso ti rientra anche Correa sperando che stia bene. Il calo fisico lo puoi gestire, provare a gestire in una certa maniera, ma il calo mentale, la paura mentale, scendere in campo con la strizza, scendere in campo con questa tristezza, depressione mentale, è forse ancora più difficile da curare. E secondo me adesso una delle armi che può usare Inzaghi è cercare di mettere forze fresche, forze nuove,
e giocatori che magari quel momento lì buio che ci ha mandato in pappa il cervello non l'hanno vissuto. Poi è chiaro che a stare tutti i giorni con loro, magari gioco forza, se tutti i giorni stai in mezzo ai dei giocatori che vivono con la paura, con l'ansia, la partita, magari ti viene anche te. Però secondo me adesso più che mai è il momento di far entrare forze fresche. Non ne abbiamo tante, soprattutto a centrocampo non ne abbiamo perché sono quelli. Però, che ne so, se Dio ce lo conserva e se Dio vuole che faccia 2 mesi senza che sia rotto, forse è il momento di provare a puntare su Correa, che insomma ha tanto da dimostrare, avrà voglia di rivincita, avrà voglia di rivalsa dopo tutti questi infortuni che ha avuto, forse mentalmente sarà un po' più libero e grintoso di un Lautaro che è depresso, di un Sanchez che sta sempre lì a mettere i leoni su Instagram. Proviamo. Proviamo. Un altro secondo me è Gosens, che secondo me insomma, non ha vissuto quel momento lì, di quelle partite lì, viene da un infortunio lunghissimo, va bene, gli servirà un po' per entrare in condizione, però secondo me mentalmente è più libero di tanti altri. Ad esempio adesso Dumfries, dopo aver avuto un inizio bruttissimo, poi si era ripreso, oddio come bello Dumfries, oddio come bravo Dumfries, adesso Dumfries è tornato veramente a giocare partite insignificanti, cioè a parte che sì, ce la mette l'impegno, cioè è uno che fai fatica a dargli addosso per l'impegno, però per me c'ha i piedi quadrati tante volte, eh. Cioè quando è il momento di fare l'ultima cosa ti sbaglia sempre l'ultimo passaggio, ti sbaglia sempre il cross, cioè non è più il Dumfries, quindi Gosens puoi anche provare a buttare Perisic da una parte, Gosens dall'altra, poi a centrocampo purtroppo siamo quelli. L'unico che sembrava aver trovato un po' di verve, un po' di stimoli dopo quel gol con l'Empoli in Coppa Italia, oltre comunque adesso ad avere una condizione fisica accettabile, perché mi sembra che nella Sampdoria gioca, quindi a livello fisico è a posto, l'unico che poteva darci un minimo in questo momento di tecnica dalla panchina poteva essere Sensi, l'abbiamo dato via per tenerci Vidal che quando entra regala il pallone agli altri. Poi si offende pure se gli danno i votacci sui giornali, si offende pure. Vecino che ogni volta è un fantasma impalpabile, Gagliardini che dopo la partita con la Lazio è un po' uscito dai radar di Inzaghi, è un po' uscito dalle preferenze di Inzaghi. Poi a centrocampo altro non c'è, eh? Altro non c'è. Quindi secondo me una cura può essere iniziare a far giocare con continuità quei giocatori come Correa, come Gosens che hanno voglia di rivincita e voglia di rivalsa, sperando che magari possano trascinare un pochettino qualcun altro. Perché chi dovrebbe essere leader in questo momento, tipo Lautaro, ma ci metto anche lo stesso Barella, che io adoro, che ho sempre difeso, questi giocatori in questo momento non sono in grado di trascinare gli altri. Non ce la fanno, non capisco perché, ma dovrebbero essere loro i leader, in questo momento non ce la fanno. Quindi forse affidarsi a quelli che in questo momento hanno un po' più di fame, un po' più di fame, potrebbe a livello mentale dare una piccola scossa anche agli altri. Comunque non sarà facile, se è un problema mentale, come penso, uscire da questo momento. Servono le vittorie. Domenica abbiamo, venerdì abbiamo l'ennesima partita sulla carta facile. Sulla carta facile, vincerla, ma lo era anche col Genoa, è obbligatorio, e vincerla potrebbe essere quel passettino per provare a uscire un pochettino passo passo dalla crisi. Adesso all'Inter gli servono quelle 2-3 vittorie in fila, che una volta dire l'Inter 2-3 vittorie in fila sembrava la normalità, adesso dobbiamo fare queste 2-3 vittorie in fila per scacciare dalla testa i fantasmi. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, le Mastro Pagelle le mettiamo in serata e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!